I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh! Puglia, dove la terra diventa vino. Proprio così, ben trovati a tutti quanti voi a B-Wine, ovvero la Puglia al Vinitaly 2013. Che cos'è il Vinitaly? Praticamente una delle più importanti fiere internazionali specializzata nei vini e nei distillati. Qui la Puglia davvero fa la parte del leone e noi con questa trasmissione, praticamente in tempo reale, vi raccontiamo come. In un padiglione elegante ed accogliente sono stati confermati tutti gli appuntamenti di successo delle precedenti edizioni, dalle degustazioni a cura di AIS e ONAV regionali agli incontri Taste, Press and Blog, si dice così? Ma penso di sì, con la stampa specializzata, dalle iniziative delle masserie didattiche nell'area cibo e vino ai laboratori didattici dedicati agli operatori di settore. Poi questa del Vinitaly è stata proprio l'occasione giusta per un passaggio di consegne reale tra l'ormai assessore emerito Dario Stefano, che è diventato senatore della Repubblica, ed il nuovo assessore Fabrizio Nardoni, che ha tutte le intenzioni di raccogliere la sfida del suo predecessore per fare sempre meglio. Li abbiamo sentiti entrambi, non insieme, non perché non si parlino, ma perché non abbiamo avuto occasione, e quindi sentiamo un po' cosa ci hanno detto. Che non deve essere bello per un vecchio assessore venire qui e vedere che tutti salutano il nuovo assessore. C'è un senso di nostalgia, un senso di tristezza. Anche il nuovo assessore non deve essere contento a vedere che tutti vanno dal vecchio assessore. Vanno. Oh, e io? Nessuno viene da me. Insomma, c'è un po' di emozione in questo Vinitaly, ma è un'emozione sana e positiva che porterà cose migliori. L'attività che è stata messa in campo da questo assessorato nella persona del mio predecessore Dario Stefano è un'attività che ha portato finalmente la Puglia in percentuali molto importanti per ciò che riguarda il vino. Il vino deve essere sempre considerato come ambasciatore di Puglia, perché grazie al vino si innescano tutta una serie di attività che appunto danno positività dal punto di vista economico alla nostra regione. Grande importanza è anche il rapporto con gli enologi, perché grazie a loro il vino viene portato in giro per il mondo e fanno attività di commercializzazione, diciamo, nel senso che informano il nostro prodotto, raccontano com'è il nostro prodotto, e sicuramente l'attività di internazionalizzazione viene anche portata avanti anche grazie a loro, per cui questo è un rapporto che va consolidato sempre di più, e dobbiamo anche inventarci o organizzare delle attività ancora più importanti nell'immediato futuro. Il sistema vitivinicolo pugliese oggi è paragonabile ad una Ferrari, ad una macchina che oltre ad avere performance importanti è anche molto attraente e che porta con sé i tratti di una storia antica che oggi è ritornata anche valore per le nuove generazioni. Quell'obiettivo di consegnare una grande storia nelle mani delle nuove generazioni è un obiettivo che abbiamo agganciato e che ora dobbiamo continuare a coccolare. Il vino pugliese come ambasciatore nel mondo, anche grazie ad un rinnovamento generale gestito tra innovazione e ricambio generazionale.
che sta investendo tutto il comparto agroalimentare. Se ne è parlato in un workshop a cui ha partecipato il presidente della Commissione Agricoltura dell'Unione Europea, Paolo De Castro. Più qualità, più aggregazione, più territorio, più export, per un vino pugliese sempre più internazionale. Sull'innovazione e sul ricambio generazionale abbiamo sentito anche Alfredo Prete, presidente di Uncamere Puglia, e poi due new entry, le sorelle Santoro dell'omonimo salumificio, famoso all over the world per il capocollo di Martina Franca, che è una grazia di Dio scesa in terra. Una crescita dovuta anche, questo non può che farmi piacere, a un passaggio generazionale nelle aziende, perciò i giovani si avvicinano e sostituiscono i genitori con grandissimi risultati. È un comparto sul quale dobbiamo puntare, il comparto vitivinicolo, così come su tutto il comparto agroalimentare, un comparto fondamentale per l'economia della nostra regione. Io e mia sorella siamo approdate nell'azienda di famiglia da 2-3 anni e quindi ci mettiamo la passione, perché quando una cosa è tua non hai strategie, semplicemente vai d'istinto e evidentemente il nostro istinto sta funzionando. Siamo pochi ma molto uniti e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio. Ogni anno Angelo Maci, presidente delle Cantine Due Palme, arricchisce la sua presenza qui al Vinitaly con personaggi ed ospiti illustri. Quest'anno ha cominciato con Red Kanzian, leggendario bassista dei Pooh. Presidente, oggi un ospite d'eccezione per un vino d'eccezione. Beh sì, è un vino straordinario, pluripremiato, nato soltanto 15 anni fa. Non è nato, diciamo, 50 anni fa, no? Che è la nostra età. Esatto. Non lo diciamo. È giovane, giovanissimo, però ha valicato tutte le frontiere. È arrivato veramente molto in alto. Il vino è armonia in sé, per cui qualsiasi musica può andar bene a rappresentare il vino, perché il vino è armonia pura, è un dono di Dio come la musica. Presidente, vi ritroveremo insieme in Puglia, lo invitiamo? Sì. Io l'ho già invitato, mi farà visita quanto prima, anche perché abbiamo un progetto grandioso, lo possiamo dire, no? Non ancora, però diciamo che abbiamo un progetto grandioso. Non sto dicendo quale, sto dicendo un progetto grandioso. La Puglia del vino attira personaggi e volti noti. Alla presentazione del concorso Rosati di Puglia abbiamo incontrato anche Bruno Vespa e Antonella Clerici. Altro fiore all'occhiello dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia è l'organizzazione del concorso enologico nazionale dei vini rosati d'Italia, presentata oggi la terza edizione. Io qui sono in conflitto di interessi perché faccio parte di un'azienda che produce vini in Puglia e quindi soprattutto sono stato per la prima volta qui in questa veste, quindi sono molto emozionato e sono stato lì nel nostro piccolissimo stand che abbiamo voluto però all'interno del padiglione Puglia, perché lì ci fossero gli assaggi dei nostri vini che quest'anno sono usciti per la prima volta. Merita di più la Puglia, deve essere valorizzata ancora perché ha delle potenzialità straordinarie, ma mi pare che sia sulla strada giusta, quindi non c'è niente da aggiungere. Io prediligo i rossi e i bianchi, ma per una questione mia personale. Poi non sono una grande intenditrice, nel senso mi piace, sono come dire, una degustatrice, perché mi piacciono le cose buone. Credo che comunque il vino sia la cosa nostra che ci appartiene più di ogni altra e che sia un momento di convivialità straordinario quando si è tra amici, una tavola senza vino, cioè quando io trovo una persona e mi dice no, io sono astemia, non bevo, dico mamma mia che vita triste. Siamo in chiusura di questa prima puntata di B-Wine e naturalmente siamo con un calice in mano, perché così si chiude alla vostra salute. Cosa stiamo per bere? Beh, stiamo bevendo un vitigno molto particolare, un vino molto particolare della Puglia. Questo è un Negramaro, quindi un vino che si produce nella zona del Salento, il famoso Grande Salento, che esprime questa grande personalità. No, gesticola male, innanzitutto lo impugna male il bicchiere, dovrebbe impugnarlo. Allora un attimo, che lo impugno meglio, così, ecco qua. Ecco, fatto così può fare questo movimento qui. Sì, per... sì. Sta agitando un pochettino troppo. Sì. Non, ma sono nervoso di natura io. Come allievo, al che lo porta al naso, lo odora. Quale naso, il mio? Ah sì, al mio. Sicuramente sì. Io non lo presto, mi serve. Beh, cosa sentiamo? Si sentono degli odori tipici che possono ricordare la liquirizia. Le bacche? Frutta rossa, l'acerba.
Adesso frutti di mare? No, frutti di mare no. Ho indicato come abbinamento con i frutti di mare perché come abbinamento andrebbe bene su dei piatti di carne, su dei succhi corposi, saporiti. Anche perché al gusto ha una gradevole nota alcolica, quindi un bel ritorno amaro ed è un vino impegnativo. Benissimo, allora noi brindiamo alla vostra salute con questi calici di Negro Amaro. Grazie veramente. Cin. Grazie a lei. Cin, a domani, arrivederci. Eppure io i frutti di mare li sento. Sì, con la cozza e... I feel good. I knew that I would not.